Ma chi è lei? Che cosa vuole? Ci lasci in pace. Tutte dalla nonna. 3 ore fa. Ti ha aspettato, poi... è spento. E non vi preoccupate. Avrà spento in chiesa per evitare che suonasse durante la cerimonia. Eri così concentrato a scrivere che non ti sei nemmeno accorta quando sono arrivata. A riposarti, dai. È ancora presto. Resta a guardarti un altro po' mentre lavori. Tuvalì ti fa interrogare. L'importante non è il volo, ma rispettare il proprio dovere e portarlo avanti fino in fondo. D'accordo? Ci penso. Papà? Sì, sono Paolo Borsellino, ti dimmi tutto. Agnese! Dov'è la mamma? È fuori, che è successo? Investigatori stanno accertando se si tratta di un attentato, ma sembra che ci siano pochissimi dubbi. Potrebbe essere una... Vado da sola. Ti dispiace? Anch'io ho fatto la stessa cosa. Nonna Maria mi faceva accompagnare a scuola da una tata. E io mi vergognavo perché ero l'unico nella classe ad essere accompagnato. Allora pretendevo di camminare davanti a me un paio di metri. Sentirsi morire ogni volta che squilla il telefono. Io non sono come te. Io non ce l'ho la stoffa dell'eroe, papà. Ma io non sono un eroe. Sono una persona normale. A Palermo che non è normale. C'è la Sicilia che non è normale. Io semplicemente non giro la testa dall'altra parte. Non faccio finta. Lo capisco. Ma purtroppo non è che quello che dicevo sia una cosa molto particolare. Possiamo scacciare via tutto insieme. Pensiamo a qualcosa da fare. Sei pronto? Borsellino Lucia? Sì. Sicura di...
se la sente di sostenere l'esame? Sì. Prego, si accomodi. E come prima prova di esame... Sono morti per noi e abbiamo il nostro debito verso di loro. Io sono vissuto in una società in cui, quando avevo 15 anni, un mio compagno di scuola si vantava di essere figlio di un capomafia del suo paese. E io lo invidiavo. Oggi, al di là di quello che sarà lo sbocco giudiziario delle indagini, ma delle eventuali condanne, le inchieste hanno avuto di riflesso una valenza culturale proprio per questo.